E allora, bentrovati dal Pallasport Nando Di Leo. Si è conclusa dunque la stagione dell'Olimpica in gara 2 dei quarti di finale playoff. I gialloblu sono stati sconfitti per 102 a 60 dalla Pasca Nardò. Andrea Morresi, io lo ringrazio veramente particolarmente perché ci avevamo sentiti prima della vigilia e avremmo commentato questa ultima partita della stagione insieme a te. Ti ringrazio. Allora, Andrea, che bilancio vogliamo fare di questa stagione? Vogliamo chiamarla disastrata, vogliamo chiamarla difficoltosa? No, dimmi tu. Difficoltosa, una stagione difficoltosa. Abbiamo avuto troppi innumerevoli problemi, però nonostante tutto siamo riusciti ad agganciare quello che era il nostro obiettivo sin dall'inizio, quello di provare a ritagliarci un posto nei playoff, quindi siamo molto contenti, siamo contenti di come abbiamo reagito durante i periodi difficili e soprattutto siamo contenti di essere stati insieme per tutta la durata del campionato. Senti Andrea, certo è che durante questa stagione avete avuto un momento in cui veramente avevate pensato di mollare? Pensato sì, assolutamente sì, però ripeto, grazie allo staff che ci è stato sempre vicino, grazie al presidente, grazie a tutto il contorno dell'Olimpica siamo sempre riusciti a trovare quella stilla di forza che ci ha dato la possibilità di andare avanti e oltre i problemi. Senti Andrea, un ricordo bello seppur di questa stagione qual è stato? Il ricordo il più bello, sicuramente non scorderò mai, è il pubblico e l'atmosfera del derby, perché non ho mai vissuto una partita così, con un palazzetto così gremito, un'atmosfera così bella, così piena di tifo e amore per la pallacanestro, veramente bello da ambo le parti. Senti, adesso il tuo futuro sarà ancora qui? Ancora è presto per parlare di futuro, adesso è il momento di parlare di un po' di relax. Sicuramente passerò altro tempo qui, non me ne andrò immediatamente, perché comunque ho trovato anche molti amici, molti innumerevoli amici che saluto tutti, e quindi sicuramente non finisce qua, insomma. Grazie. A voi. Allora, Rosario Saracino, presidente dell'Olimpica, ti abbiamo visto con gli occhi lucidi poco fa alla fine di questa stagione difficoltosa. Beh, almeno puoi essere soddisfatto perché anche i ragazzi giovanissimi oggi hanno dato comunque un piccolo contributo e sono secondo me la generazione futura di questa squadra. Sì, siamo alla fine di una stagione pesante e difficoltosa, insomma, un po' di commozione c'è in tutti perché è un gruppo con cui abbiamo convissuto praticamente 8 mesi. Un gruppo di gente vera, di gente come piace a noi, gente che ci mette il cuore sempre, anche nei momenti di difficoltà, e quest'anno non sono mancati. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti i ragazzi uno a uno, quelli che hanno collaborato con noi, gli sponsor, e un grande ringraziamento a Giovanni Gesmundo che ha tenuto il gruppo coeso nei momenti di grossa difficoltà, perché ne abbiamo avuti veramente tanti quest'anno. Però ovviamente le emozioni che dà il basket, la conduzione della società e i ragazzi ripagano di gran lunga i sacrifici che si fanno, quindi veramente stasera è una bella serata carica di emozioni e di sentimenti buoni. Senti Rosario, c'è stato un momento nell'arco della stagione in cui veramente avete pensato di mollare? Si vede che mi conosci da tanti anni, Mimmo, la domanda te la puoi anche risparmiare, perché in casa Olimpica non si molla mai. E le persone che vengono a giocare con noi, insomma, in qualche modo assorbono questa mentalità. Certo, ci sono stati momenti in cui, come dire, ti devi stringere per andare avanti, ma questo, insomma, abbiamo imparato a farlo bene. E in questo c'è la collaborazione di tutti, quelli che collaborano, delle mamme, delle signore, dei dirigenti, dello staff, insomma, se non c'è questa coesione è facile che durante la stagione il giocattolo si possa rompere, insomma. Senti, io un'ultima parola la spenderei ovviamente anche per la tifoseria, perché è stata veramente encomiabile, perché è stata sempre vicinissima anche nelle parti più difficili e aver raggiunto anche il traguardo della salvezza e poi l'applauso bello che abbiamo sentito verso la fine della partita. Ti dico solo una cosa, anche nelle partite dove tutti gli obiettivi erano stati raggiunti, ci hanno sempre seguito in massa, anche molto lontano, quindi veramente senza di loro
avremmo metà della forza propulsiva che alimenta l'Olimpica, quindi un ringraziamento particolare a loro. Poi l'avete visto come hanno coccolato i nostri under in campo, veramente questo ci fa enorme piacere, perché noi pensiamo che le cose vanno costruite dal basso e non dall'attico. Bisogna costruire sui ragazzi, puntare sui ragazzi. È chiaro che non si vince subito con i ragazzi, però noi abbiamo scelto questo tipo di politica anche appoggiandoci a una società che ci cura le giovanili, e quindi diciamo speriamo poi di raccogliere frutti buoni nei prossimi anni, però abbiamo scelto così di far crescere i nostri ragazzi, di puntare su di loro nella speranza che un domani diventino giocatori formati. Grazie. La notizia web è sempre presenti, mai come quest'anno, devo dire la verità, quindi vi ringrazio molto perché avete fatto girare il nome dell'Olimpica lì dove credo meriti di stare, quindi un grazie a voi. Io voglio ringraziarti anche io di cuore, perché abbiamo veramente dato veramente il massimo, anche seguendovi anche in trasferta, quindi ringraziamo anche voi per la vostra disponibilità. Grazie.